deve avere riguardo alla tutela delle esigenze dell'intera famiglia, alle relazioni e agli interessi anche dei minori coinvolti, deve dunque assumere comportamenti ancora più rigorosi e attenti sotto il profilo deontologico. Pertanto, oltre al normale e scontato rispetto delle regole e della procedura nell'ambito dell'esplicazione del proprio mandato professionale, l'avvocato non potrà solo difendere l'assistito assecondandone le istanze, ma dovrà soprattutto tener conto quali conseguenze possono derivare dal proprio operato anche per tutti gli altri soggetti coinvolti. Per questo motivo si parla di funzione sociale dell'avvocato. E questo ritengo che sia un aspetto della nostra professione che meriterebbe sicuramente un altro convegno. Nei procedimenti di famiglia, l'avvocato è difensore del padre o della madre, ma certamente è anche difensore del minore, qualunque sia la sua posizione processuale. In detti procedimenti che vedono contrapposti i genitori, i figli solitamente, soprattutto quelli in un'età più tenera, sono in una posizione neutrale, per cui gli avvocati, assumendo la difesa dei loro genitori, si impegnano a proteggerli ed a operare anche nel loro interesse, evitando la strumentalizzazione dei medesimi, spesso usati come terreno di scontro, come merce di scambio tra i genitori o per lucrare vantaggi economici, o più semplicemente quale strumento con cui alimentare la conflittualità che spesso le parti non riescono responsabilmente ad affrontare. Senza dimenticare poi quei casi più gravi in cui uno dei genitori pone in essere la cosiddetta alienazione della figura dell'altro genitore, casi in cui l'avvocato non ha solo il dovere di dissociarsi dal suo assistito, ma deve porre in essere tutto ciò che è nelle sue possibilità per evitare che il minore subisca gravi conseguenze nella sua integrità psichica e quindi nel suo processo di crescita. Ad esempio, penso all'integrazione del proprio ruolo e del proprio operato attraverso il coinvolgimento di altri professionisti come i mediatori familiari, professionisti esperti appunto nella riattivazione della comunicazione interrotta dal conflitto tra le parti. È giusto che quando un avvocato si trova in presenza di un caso di alienazione della figura dell'altro genitore, debba far ricorso ad altre figure professionali che possono ricondurre la situazione di quella famiglia, di quei genitori, in un ambito di normalità, evitando che si vadano a creare, a provocare dei danni gravissimi nel processo di crescita del minore che in quel momento purtroppo si trova in una situazione così delicata e di difficile gestione. In una interessante ordinanza del Tribunale di Milano, della sezione 9, no, nona civile, del 2016, viene attribuito al difensore del tutto condivisibilmente, non solo il dovere, ma anche l'obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo. L'estensore di questo interessante provvedimento giunge a questa conclusione alla luce di una interpretazione sistematica dell'ordinamento vigente, fornendo un excursus delle fonti normative nazionali ed internazionali che impongono di tener conto primariamente dell'interesse del minore in ogni atto che lo coinvolga. Il valore protettivo del minore che deve ispirare l'attività dell'avvocato è desunto anche dalle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore. Testo che appunto sintetizza e richiama la necessità che in tutti i procedimenti giudiziari i minori siano protetti da eventuali pregiudizi, tra cui intimidazioni, rappresaglie, eccetera. Ma non solo. Grazie al richiamo
dei principi della legge professionale e del codice deontologico e della natura di servizio di pubblica necessità svolto dall'avvocato, vedi l'articolo 359 del codice penale, secondo il Tribunale di Milano, l'avvocato diviene parte del servizio pubblico di giustizia. A parere di quel giudicante, in definitiva, quando l'avvocato stipula un contratto di patrocinio con un genitore per assisterlo in un procedimento minorile di famiglia in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto ad effetti protettivi verso terzi, ove i terzi sono i figli, secondo quel modello negoziale collaudato in settori affini come quello sanitario. Secondo la ricostruzione della giurisprudenza, con il contratto ad effetti protettivi si attribuisce ad un soggetto terzo, che cioè non è parte, il diritto non di esigere la prestazione principale, ma di non essere danneggiato dalla sua esecuzione. Pertanto, l'avvocato che opera nell'ambito del diritto di famiglia deve declinare i principi generali di cui alla legge forense e al codice deontologico con particolare intensità e specificità, specialmente quando sono coinvolti minori. Ha il dovere di assolvere la propria funzione con estrema lealtà e correttezza. Egli rappresenta infatti il primo referente dei genitori successivamente alla crisi familiare, quindi costituisce il primo canale di collegamento tra questi ultimi e l'autorità giudiziaria, in quanto veicola le domande delle parti e prospetta la vicenda familiare nei termini ritenuti più opportuni. Se senza ombra di dubbio il cliente che si rivolge all'avvocato va rappresentato legittimamente e senza alcuna remora e cioè quello che avviene di solito in tutti i campi, nel campo del diritto di famiglia è tuttavia necessario considerare che una difesa a senso unico o settoriale potrebbe rivelarsi controproducente per le altre parti, soprattutto allorquando siano coinvolti minori, con inevitabili e scontate ripercussioni anche sul proprio assistito. Il buon avvocato di famiglia è colui che è in grado di individuare l'interesse autentico del proprio cliente, che non può essere scisso dall'interesse dei figli laddove siano presenti. In conclusione, poiché nelle questioni di diritto di famiglia, sia in ambito civilistico che penalistico, sono coinvolti, come abbiamo già detto, soggetti che vivono momenti di profonda sofferenza e disagio, l'avvocato è chiamato ad agire con somma sensibilità, correttezza ed equilibrio. Allorquando poi in queste questioni sono coinvolti minori, ritengo ed aggiungo che la sensibilità propria di ogni avvocato, che è anche genitore, riesce o dovrebbe riuscire a facilitare tale esigenza di particolare rigore e complessità di ruolo e deontologico. Grazie per l'attenzione, mi scuso se ho invaso qualche campo delle relatrici, però dato che l'idea di questo convegno è nata a noi avvocati garganici, anche e soprattutto per questo ruolo particolare che ci troviamo ad affrontare nel momento in cui diventiamo avvocati di una madre e di una padre con, o di un padre con i figli minori, non potevo esimermi dal manifestare questo mio studio e questo mio pensiero, e quindi chiedo scusa se oltre ai saluti mi sono un poco dilungato su questo mio modesto apporto a questo convegno. Adesso passo la parola alla collega Antonella Laganella, che come ho già detto, oltre a rivestire il ruolo di avvocato che tutti noi conosciamo, ha anche il privilegio e l'onore di essere consigliere onorario alla sezione minori della Corte d'Appello di Campobasso, che ci relazionerà sull'interessante argomento responsabilità della famiglia nell'era digitale. Grazie.
Buon pomeriggio colleghi, saluto voi tutti ed in particolare gli avvocati Giovanna Paolisso e Angela Masi che insieme a me relazioneranno su un argomento di particolare attualità. Ringrazio il presidente del COA, avvocato Orsitti, e l'avvocato Maggiano, presidente dell'AG, del cui direttivo faccio parte, e un ringraziamento va naturalmente anche ai responsabili di Cinfor e del COA di Foggia che ci hanno permesso l'organizzazione di questo webinar. Durante il mio intervento verrà somministrata una domanda, ci tengo a premetterlo. Il tema del mio intervento è legato ai pericoli della pubblicazione di foto e immagini di minori sui social nell'era digitale, al fine di informare dei rudimenti basilari che l'avvocato deve conoscere in tema di cyber security. Questa nuova esigenza che l'avvocatura deve fronteggiare consiste nel rispondere in modo sempre più come dire, strutturato alla necessità di protezione e di governo della sicurezza informatica relativamente alla privacy dei soggetti minorenni, soprattutto quando questa privacy viene violata dagli stessi genitori. Oggi quindi affrontiamo il tema su quanto possa essere pericoloso diffondere incautamente in rete da parte dei genitori stessi per un mero desiderio di condivisione e di esibizionismo materiale che all'insaputa di tutti potrebbe avere invece una destinazione diversa e ben più allarmante di quella di partenza. In questo periodo emergenziale in cui lo stare a casa è fortemente raccomandato per contenere il contagio, si è intensificata in maniera esponenziale l'attività, specie delle mamme, ahimè, di postare, di pubblicare, di esporsi nel web in quelle che si possono definire vere e proprie fiere della vanità, come dentro ad un supermarket virtuale in cui praticamente sono in vendita immagini ed informazioni dei figli minorenni e i loro dati digitali. Genitori che con azioni apparentemente innocenti, addirittura tenere, ma colpevolmente superficiali, espongono come trofei i propri figli minorenni su Facebook o su Instagram e quindi al mondo intero, nelle varie fasi della loro giornata, oppure nei successi scolastici, in quelli sportivi, o per raccontare dei resoconti estivi, lo fanno in realtà senza tutelare la personalità dei figli minorenni. Tracciando che cosa? Quindi mediaticamente tracciano la loro vita, seppur in modo inconsapevole o per mero compiacimento, ma spesso appunto, come ho detto, per una questione, una buona dose di narcisismo. Occorre quindi da parte dell'avvocato informare le famiglie, i genitori separati soprattutto, che condividere immagini su internet o sui media nel breve e nel lungo periodo, a causa della immediata diffusività della condivisione, pone incognite davvero molto pericolose, non solo relativamente alla privacy e alla tutela del diritto all'immagine del minore, ma anche a livello di conseguenze giuridiche, ove intervengano poi più gravemente manipolazioni e furti di identità dei soggetti minorenni. Quando gli avvocati si trovano a dover affrontare questi argomenti, avranno quindi cura di ragguagliare i genitori dei pericoli cui vanno incontro e, ove possibile, sensibilizzare anche i loro figli nell'uso corretto delle proprie immagini. Sappiamo infatti che ormai dal 2014, in virtù del nuovo codice deontologico forense, all'articolo 56, è prevista la facoltà prima non contemplata, di poter ascoltare il minore con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi nelle vicende separative. In questo modo, l'avvocato, in forza della sua responsabilità sociale, come diceva giustamente l'avvocato Maggiano, potrà amplificare anche l'alert lanciato dal garante per la protezione dei dati personali, nonché le continue raccomandazioni della Polizia Postale che informa dell'aumento delle denunce per adescamento dei minori online. In un'era digitale come la nostra, in cui siamo proprio permeati di una cultura della condivisione esibizionistica e in alcuni casi addirittura compulsiva,
al fine di tutelare la personalità dei minori è richiesta l'adozione di particolari cautele volte appunto ad evitare di esporli alla diffusione di informazioni ed immagini che li riguardano. La tutela dell'identità, d'altronde come sappiamo già, fa parte già dei diritti dell'infanzia, ai quali diritti però i bambini non possono provvedere da soli e per questo sono i genitori che hanno il diritto e il dovere di tutelare l'immagine dei loro figli e gli avvocati il dovere di una compiuta informativa al riguardo. Quasi sempre però, ahimè, i genitori agiscono senza il consenso dei figli e spesso addirittura nella loro inconsapevolezza, con conseguenze negative che possono quindi riverberarsi proprio all'interno del loro contesto di vita. Il garante della privacy ricorda che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario, non solo per esempio nell'esercizio dell'attività giornalistica, per cui il diritto di critica o di cronaca che riguarda il minore è sempre subordinato alla responsabilità del giornalista di valutare se la pubblicazione di notizie che riguardino il minore attenzionato sia davvero di interesse pubblico oggettivo, laddove appunto, come dire, si riscontri l'utilità sociale della notizia. Ma anche prescindendo dal contesto giornalistico e soffermandosi su quello attinente all'esercizio della genitorialità che in questo webinar interessa, va sottolineato che vi è illegittimità nel comportamento genitoriale ogni volta che vi è violazione del diritto all'immagine del figlio minorenne, che l'avvocato quindi deve saper cogliere ed evidenziare al genitore, soprattutto se è separato. Ben prima, infatti, dell'avvento di internet, la legge sul diritto d'autore, la 633 del 41, ha stabilito che il ritratto, oggi si direbbe l'immagine di una persona, non può essere esposto o diffuso senza il consenso di questa, tranne che per determinati motivi, per esempio per scopi scientifici o didattici o culturali, oppure per motivi giustificati dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, oppure per motivi di giustizia o di polizia. Ma sempre che questa riproduzione non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ebbene, fuori da questi casi, in cui cioè la pubblicazione dell'immagine è normativamente consentita, il nostro codice civile, agli articoli 10 e 2043, disciplina le situazioni patologiche per le quali invece l'autorità può disporre che cessi l'abuso del genitore e che quindi venga risarcito il danno da parte dello stesso genitore in favore del figlio. Già nel 2014, d'altronde, la Cassazione aveva definito i social network come luoghi aperti al pubblico potenzialmente pregiudizievoli per i minori e che il consenso dei due genitori non esclude l'illegittimità della condotta di chi pubblica la foto del minore se la diffusione risulta dannosa. Se lo fa, il genitore viola una serie di norme che l'avvocato quindi deve conoscere ed intercettare, a cominciare dall'articolo 10 del Codice Civile sulla tutela dell'immagine, gli articoli 4, 7, 8 e 145 della legge sulla privacy, quindi del decreto legislativo 196 del 2003, nonché la Convenzione dei diritti sul fanciullo, recepita come sappiamo in Italia con legge del 91 alla 176, che stabilisce proprio che nessun fanciullo deve essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata. E interferire oggi nella sua vita privata significa anche quello che sembra un banale gesto compiuto dal genitore, gesto peraltro frequentissimo, quello cioè per esempio di pubblicare nel proprio profilo social la foto del figlio minorenne al mare senza costumino. Una foto di questo genere può avere, come vedremo, conseguenze penali davvero allarmanti. Rimanendo però ancora in tema di normativa, il decreto legislativo 101 del 2018, che ha recepito in Italia il regolamento europeo 679-2016 sul trattamento dei dati personali, meglio noto come GDPR,
acronimo di General Data Protection Regulation, regola appunto la materia dei dati personali dei minori, tra i quali rientrano ovviamente le fotografie. L'articolo 38 di questo regolamento del GDPR stabilisce che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali. Questo articolo stabilisce un principio importante nell'affermare che i minori, essendo meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione dei loro diritti in termini di trattamento dei dati personali, meritano questa speciale protezione dei loro dati proprio per l'incapacità di tutelarsi da soli, ove sono proprio i loro genitori, i loro nemici, in un certo senso, i loro antagonisti. La Cassazione nel 2017 ha stabilito che lo stesso minore che si senta leso nei propri diritti può rivolgersi al giudice tramite l'avvocato chiedendo l'eliminazione delle sue foto pubblicate da terzi sul web o sui social network. In questo senso viene quindi stabilita un'età del cosiddetto consenso digitale che varia da Stato a Stato e che in Italia il decreto legislativo 101 del 2018 ha passato da 16 a 14 anni, vale a dire un limite di età sotto il quale è necessario il consenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale per il trattamento dei dati. Ma spesso sono proprio i genitori invece che manifestano un consenso all'insaputa del figlio minore, consenso che quindi diventa illegittimo quando si rivela pregiudizievole e violativo della sua riservatezza. E allora ci si chiede quali tutele si possono ipotizzare nel caso in cui siano gli stessi genitori a pubblicare foto in modo lesivo per la vita privata dei bambini, dei minori. Quindi tutte le volte in cui, come dire, non interviene il buon senso, la tutela deve essere garantita sotto un duplice aspetto, psicologico e giuridico. Gli avvocati familiaristi in particolare sanno quanto è importante l'aspetto psicologico nelle controversie di famiglia. Da un punto di vista psicologico, ad esempio, il minore potrebbe subire danni di identità o di personalità o addirittura di integrità psichica se per caso scoprisse per esempio da un'ecografia pubblicata sul profilo pubblico del padre separato da sua madre che è prossima alla nascita di un altro figlio, quindi di un altro fratellino, oppure se per esempio la madre nella separazione con il padre per i conflitti sull'importo del mantenimento del figlio pubblicasse magari foto delle sue vacanze in una beauty farm o in crociera con il nuovo compagno, pandemia permettendo chiaramente. Ecco, sarebbero queste certamente situazioni altamente traumatiche per il minore che le dovesse vedere, e che potrebbero quindi attentare proprio alla sua stabilità emotiva e potrebbero quindi causare sintomi veri e propri da un punto di vista psicologico, come paura del buio, come attacchi d'ansia, irritabilità, quindi tutti sintomi tipici di bambini e di adolescenti quando diventano vittime passive degli stessi comportamenti genitoriali, quando impattano sulla loro salute fisica, sì, ma ribadisco anche su quella proprio emozionale psichica e che l'avvocato deve saper intercettare. Questo sotto il profilo strettamente psicologico. Da un punto di vista squisitamente giuridico, invece, intanto occorre evidenziare preliminarmente che quello dei genitori sui propri figli, noi avvocati lo sappiamo, non è certamente un potere, come molti invece, molti genitori, nostri clienti, erroneamente pensano. E di conseguenza non si ha il potere di violare la loro riservatezza e quindi di pubblicare le loro immagini. Di fatto, già con l'intervento riformatore del decreto legislativo 154 del 2013, peraltro intervenuto già con estremo ritardo rispetto alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, che già nel lontano 1959 parlava di responsabilità genitoriale invece che di potestà genitoriale. Dicevo, solo dal 2013 è stato espunto, è stato eliminato, come tutti sappiamo, il concetto di potestà genitoriale.
i nostri studi di universitari ormai lontani di istituzioni di diritto romano ci hanno insegnato che in epoca romana la potestas sul figlio era addirittura assimilabile a quella sugli schiavi e si traduceva addirittura nello ius vitae ac necis, cioè nel diritto di vita e di morte, quindi il padre avrebbe persino potuto legittimamente vendere o addirittura uccidere il figlio assoggettato alla sua potestà. Dunque questa parola potestà, così come dire assonante, così imparentata etimologicamente con il sostantivo potere, è stata sostituita quindi, come sappiamo, nel 2013 grazie chiaramente alla mutata coscienza sociale, ma ovviamente grazie anche al dettato costituzionale e dal concetto di responsabilità genitoriale, che più precisamente nell'ambito familiare si declina, come sappiamo, in corresponsabilità educativa, e che non implica certo un potere dei genitori sui figli, ma al contrario un interesse superiore dei figli minori, cui corrisponde una precisa responsabilità di cura, di educazione, di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio stesso, che viene quindi concepito in un'ottica del tutto puerocentrica, pedocentrica, il bambino al centro di tutto. E questa precisazione è bene che gli avvocati la ricordino ai genitori, che non sempre hanno, come dire, consapevolezza della portata dei loro doveri genitoriali e quindi della loro stessa responsabilità genitoriale. Peraltro non dobbiamo dimenticare che la mamma, che, o meglio l'avvocato, deve informare la mamma o il papà che pubblica foto del figlio minore sui social che il genitore, separato o no, deve comunque dar conto all'altro genitore. È infatti ormai consolidato il principio della necessità del consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle foto dei figli minori sui social. E in questo senso ha sentenziato, per esempio, il Tribunale di Mantova nel 2017, il Tribunale che ha peraltro il merito nell'essersi mostrata proprio all'avanguardia e rispettosa di quel GDPR del nuovo regolamento europeo, quindi 679-2016, proprio in tema di web baby reputation, vale a dire nella tutela della reputazione digitale dei minori, facendone quindi proprio il proprio modello, come dire, di prassi giudiziaria. Ancora prima, tanti anni prima, già nel 2013, il Tribunale di Livorno aveva ordinato al genitore la disattivazione del profilo Facebook aperto a nome della figlia minore. Nel caso mantovano, nonostante l'opposizione del padre, la madre continuava a pubblicare e condividere foto dei figli, per cui il giudice ha richiamato l'articolo 10 sulla tutela dell'immagine, articolo 10 del codice civile ovviamente, il decreto legislativo 196-2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il GDPR, la Costituzione agli articoli 2 e 31, e infine, chiaramente, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata ratificata, come tutti sappiamo, in Italia con legge del 91, la numero 176. Il Tribunale di Mantova quindi ha affermato che ogni bambino ha diritto di essere tutelato dalla legge contro interferenze e pratiche lesive della sua privacy, posto che la sua tutela, per la quale peraltro il garante ha assunto proprio una posizione molto, come dire, ferrea, è prevalente chiaramente rispetto alla volontà dei genitori. Ancora, il Tribunale di Ravenna, con sentenza 1038 dello scorso anno, il 2019, ha trattato la controversia riguardante un infraquattordicenne in regime di affidamento condiviso tra genitori separati, per cui i giudici hanno ribadito anche in questo caso che non bastava il consenso di un solo genitore. Si trattava in particolare di una bambina di 3 anni che aveva partecipato ad un evento pubblico organizzato, al quale avevano peraltro presenziato entrambi i genitori separati, per cui questa bambina, accompagnata sul palco dalla madre, aveva sfilato in costumino da bagno. In seguito la madre aveva pubblicato sul suo profilo Facebook immagini della serata in cui si vedeva proprio bene l'immagine della bambina, ben visibile, ben riconoscibile, e il padre separato, con affido condiviso della figlia, aveva invece adito il tribunale perché il suo consenso alla pubblicazione non gli era stato richiesto dalla moglie e perciò aveva richiesto addirittura anche il risarcimento del danno subito.
il Tribunale di Ravenna, in questo caso, pur riconoscendo come dire, l'illecita pubblicazione, ha invece negato all'uomo, al papà, il risarcimento in quanto egli stesso era presente all'evento e in quella circostanza non si era certamente opposto. Anche il Tribunale di Roma nel 2017 ha condannato una madre che pubblicava sui social fotografie della figlia sedicenne, senza ovviamente il suo consenso, però la figlia era già affidata ad un tutore. E anche in questo caso il giudice, valutando il primario interesse della minore, ha disposto non solo la cessazione della condotta materna con ordine di eliminazione delle foto e disattivazione del profilo della minore, ma addirittura anche la condanna della madre ad una sanzione di 10.000 euro e ad una penalità di mora in caso di persistenza nella violazione. La figlia infatti aveva mostrato all'assistente sociale le schermate dei vari post, dei vari commenti della madre su di lei, con tanto di foto, di dettagli sui suoi affari personali, per cui il giudice non solo ha condannato la madre, ma ha anche autorizzato, attenzione, il tutore della minore a poter autonomamente diffidare soggetti terzi che avessero a loro volta diffuso informazioni relativamente alla minore, con addirittura facoltà di richiederne la rimozione a tutti coloro che avessero violato questo obbligo. Sempre nel 2017 anche il Tribunale di Brescia ha disposto addirittura un doppio divieto per i genitori separati, sia di pubblicare le foto della figlia minore sui vari blog, sui vari social, e sia usare, cosa che facciamo tutti frequentissimamente, le immagini della figlia sui profili WhatsApp o applicazioni simili. Anche quest'anno, con recentissima sentenza numero 403 del 2020, il Tribunale di Chieti ha prescritto ad entrambi i genitori divorziandi di un 17enne che pubblicavano foto del figlio giudicate dal figlio stesso inopportune, di astenersi dalle pubblicazioni in assenza di consenso esplicito del ragazzo, capace chiaramente all'età di 17 anni, a quell'età, di autodeterminarsi. E in questo caso, come dire, si sono addirittura ribaltati i parametri del consenso. Quindi non più solo quello necessario di entrambi i genitori tra loro, ma quello invece del figlio dato necessariamente ai propri genitori. E questa sentenza, come dire, è perfettamente in linea con il GDPR, con il regolamento 679/2016, che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi ad un social network senza il consenso dei genitori. Al raggiungimento di questa età, infatti, è anche possibile contestare la tanto, come dire, discussa possibilità dei genitori di monitorare gli spostamenti del figlio minorenne attraverso app di parental control, sempre che ovviamente vi siano esigenze specifiche diverse. E anche il Tribunale di Ravenna, con sentenza dell'anno scorso, il 2019, ha stabilito che non è lecito neppure pubblicare foto del proprio figlio minore in cui compaiano altri coetanei, altri bambini, quindi altri minorenni, per esempio può accadere ad una festicciola, oppure davanti all'altro di una scuola, o che ne so, un saggio di danza, a pena di risarcimento del danno, sempre che ovviamente un danno specifico vi sia stato. E ugualmente non è lecito farlo neppure da parte di una zia, di un'amica, di un nonno, di una nonna, pubblicare le foto del nipote, cioè senza il consenso dei suoi genitori. Il danno che ne può derivare ovviamente può essere sia patrimoniale che non patrimoniale, e si può ravvisare per trattamento illecito di dati ai sensi dell'articolo 167 del codice della privacy, oppure nei casi più gravi anche per diffamazione aggravata, se, come dire, l'immagine del minore, così come appare, offenda proprio la reputazione di chi vi è ritratto, per esempio perché è ritratto in una posa particolarmente imbarazzante o mortificante, per cui si dovrà risarcire il danno con il rischio della pena della reclusione fino a 3 anni. Il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato. Quindi chiunque abbia riportato come dire, un danno causalmente, eziologicamente,
riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato. Quindi, per esempio, non so, anche un altro bambino ripreso casualmente. Anche il tutore di un minore è legittimato a proporre ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile per la tutela della privacy e l'immagine del pupillo in caso quindi di violazione, non occorrendo a questo fine alcuna autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 374 del codice civile. La corretta informazione che può offrire l'avvocato è molto molto preziosa. L'avvocato peraltro avrà cura di avvisare i genitori separati o divorziati che il divieto di pubblicare sul web immagini dei figli minori vale, quindi come dire si estende anche nel caso in cui appostare sia per esempio il nuovo compagno della mamma o la nuova compagna del papà, quando manca il consenso dell'altro genitore o comunque diciamo, del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore stesso. Questo principio lo ha stabilito proprio lo scorso anno con sentenza del 7 marzo 2019 il Tribunale di Rieti, che ha infatti condannato la nuova compagna del padre al pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione di immagini pubblicate e per ogni pubblicazione del minore successiva che non fosse stata autorizzata. Come si può evincere dalla breve analisi di queste sentenze, la ratio è la tutela dei minori, ovviamente, ma non solo alla loro, come dire, riservatezza, ma proprio ad un corretto sviluppo della propria personalità, che invece potrebbe essere disturbato dalla, come dire, spettacolarizzazione di vicende della loro vita da parte dei genitori. Se pensi per esempio a foto di bambini che vengono addirittura fotografati ancora prima della nascita, cioè attraverso già la foto dell'ecografia o addirittura del parto o del bagnetto di casa o al mare, fino ad arrivare poi a comunicazioni di informazioni, per esempio sul posto dove si trovano i figli in vacanza, per cui si mette in questo modo potenzialmente a rischio la loro sicurezza. Ecco, una serie di informazioni private lanciate in rete che sono pericolosissime proprio perché l'ambiente digitale offre, come dire, potenzialità sconcertanti di diffusione delle informazioni che spesso non sono immediatamente percepite da chi questo ambiente digitale invece dire, lo utilizza per motivi puramente privati o ludici, proprio come fanno i genitori, che quindi cadono in vere e proprie trappole del cyberspazio e che l'avvocato deve saper bene evidenziare a tutti quei genitori, propri clienti, che fanno appunto un uso così incauto dei social in danno dei figli minori. Nell'eventuale separazione o divorzio consensuale, l'avvocato può informare i genitori che possono inserire un apposito patto in cui, come dire, subordinano la pubblicazione delle foto dei figli al consenso di entrambi i genitori. Oppure in caso di separazione o divorzio giudiziale, questa istanza la si può fare direttamente al giudice, cioè di inserire questa previsione proprio nella sentenza. Naturalmente, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, proprio come sono quelle relative all'immagine digitale del figlio, l'avvocato avrà cura di informare che ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice, ex articolo 316 del codice civile, in virtù appunto della responsabilità genitoriale che incombe su di loro, con ricorso ex articolo 96 della legge sul diritto d'autore e 10 del codice civile, indicando chiaramente i provvedimenti che si ritengono più idonei. Quindi il giudice, una volta sentiti i genitori e disposto il necessario, fondamentale, imprescindibile ascolto del figlio minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore, come sappiamo, se è capace di discernimento, quindi il minore a cui viene dato il massimo rilievo, la massima importanza, il giudice pronuncia poi le determinazioni quindi che ritiene più utili nell'interesse del minore. Se il contrasto permane, per cui per esempio un genitore vuole pubblicare e l'altro no,
Allora il giudice attribuisce, come dire, il potere decisionale al genitore che nel singolo caso ritiene possa essere più idoneo a curare gli interessi dei figli. Dimmi, Diego. L'avvocato quindi avrà cura di avvisare i genitori che devono porre la massima attenzione e soprattutto limitazione nella pubblicazione delle foto e delle notizie riguardanti i loro figli minori, proprio perché anche scegliere di condividere foto usando un gruppo privato su Facebook oppure un account privato su Instagram non diminuisce certamente i rischi. E a questo proposito può essere utile far sapere da parte dell'avvocato agli stessi minori, sempre in virtù del famoso e citato articolo 56 del codice deontologico forense, che ci permette di ascoltarli, che secondo la legge 7117 un minore di almeno 14 anni, per arginare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, senza l'intervento di un adulto, può chiedere al gestore del sito web o ai social network di oscurare, di rimuovere, di bloccare i contenuti diffusi in rete e se come dire, il contenuto non viene cancellato entro le 48 ore successive, può ricorrere anche al garante della privacy. A proposito dell'ascolto del minore, ricordo la recentissima sentenza di quest'anno, la 7530, con la quale le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato la sanzione della sospensione per 6 mesi dall'attività professionale per l'avvocato che nell'ascolto del minore non aveva previamente informato il padre unico genitore affidatario. In questo senso, come dire, a nulla sono valse le giustificazioni, le difese dell'avvocato che sottolineava il comportamento violento di quel genitore, quindi il bisogno urgente di tutela del figlio. Quindi il rispetto della deontologia deve essere massimo, specie quando si tratta la materia minorile. Sì, avvocato Laganella, a proposito di questo, della deontologia, quindi del fatto che in qualche maniera anch'io nel mio intervento già ho avuto modo di evidenziare che in materia minorile appunto la deontologia, il rispetto della deontologia deve essere massimo. Si sente poco? Scusami Gianni, si sente poco. Adesso mi sentite meglio? Poco, dovrei alzare un po' il volume. Wow. Comunque, sto dicendo... Per entrare nel focus del tema, cosa può succedere nel momento in cui si pubblica un'immagine di un bambino o di scende in rete? Si è capito? Viene pubblicata un'immagine di un bambino o di un adolescente in rete, sì. Chiaramente l'avvocato deve saperlo per poter adeguatamente informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter tutelare il minore ovviamente. Succede che vi è un serio pericolo che venga attribuita al minore un'identità digitale ed una perdita di controllo della propria immagine nei meandri oceanici del web. Succede che le nostre identità digitali rappresentano nient'altro che i nostri comportamenti, quindi sono estensioni di noi che interagiscono con certi algoritmi, per cui se appena nasce il papà o la mamma orgogliosa fa sapere il nome, il cognome del figlio, la parentela, dati sensibili, prosegue poi con foto dei primi momenti di vita, dei compleanni, delle vacanze, specificando dove andrà, cosa mangerà, con chi lo farà e molto altro ancora, ecco, questi comportamenti saranno reputati come materiale molto prelibato per i malintenzionati. Succede che nei fatti si sta quindi esponendo il minore su una vetrina online davanti alla quale può passare una platea potenzialmente infinita di interlocutori sconosciuti, comprensiva di utenti con il profilo privato, di soggetti inseriti in blacklist dalla polizia postale, di pedofili e altri orchi virtuali che, come dire, potrebbero interessarsi illecitamente al bambino o alla bambina. Succede poi che questa platea di potenziali malintenzionati può fare attività di
profilazione, quindi seguire il minore, creare il suo doppione virtuale, vendere la sua attività per un gioco di ruolo, aprire appena possibile, grazie proprio alle foto che saranno man mano fornite incautamente dalla mamma, dal papà, dalla zia o da chi per loro, i suoi profili social per connettere ad altri profili di altri bambini della sua età, quindi altri coetanei, per chiedere inizialmente l'amicizia, scambiare foto e poi, quando si è entrati in confidenza, fare al minore proposte o ricatti di ogni genere. Infatti, con la compartecipazione della vittima minorenne possono accadere criptazioni di computer, possono accadere situazioni di sextorting, cioè di sesso ai fini di estorsione, di cyberstalking, di molestie, addirittura di istigazione al suicidio, come è accaduto nel notissimo caso Blue Whale dello scorso anno, o altri fenomeni come per esempio lo sharenting, termine frutto dall'unione della parola sharing, che significa proprio condivisione, parent che significa genitore, quindi l'attività di condivisione di immagini, video o altre informazioni riguardanti i figli proprio da parte dei genitori, come dire, narcisisti, esibizionisti. Esiste poi un'ulteriore preoccupazione che va evidenziata e per la quale l'avvocato avrà cura di informare i genitori, quella cioè che nasce peraltro da condotte criminose frequenti di soggetti che taggano le foto di bambini online e con procedimenti di fotomontaggio più o meno progrediti, più o meno avanzati, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare tra gli estimatori per scopi di lucro o anche per, come dire, interesse personale di cosiddetto scambio su larga scala. Ecco, questo fenomeno terribile si chiama digital kidnapping e significa proprio rapimento digitale ed è una figura di reato molto molto grave e soprattutto molto insidiosa. Perché? Perché sono proprio i genitori a diventare inconsapevolmente i complici dei rapitori informatici. E quindi che fanno i genitori? Caricando online i dati personali del figlio, si forma nel tempo un alter ego digitale del figlio, del quale il figlio stesso è all'oscuro. Per esempio, se il genitore pubblica la foto del primo compleanno del figlio, anche solo grazie a questo, il pirata informatico può venire a sapere la data di nascita del bambino, magari risalire al geotag delle foto e scoprire quindi l'indirizzo della casa dove abita il bambino e quindi elemento dopo elemento, dato dopo dato, pezzetto dopo pezzetto, ricostruirne l'identità digitale per poi appropriarsene. Questo fenomeno in Italia, il fenomeno del kidnapping, del rapimento digitale, è stato fatto rientrare nella fattispecie criminosa della sostituzione di persona disciplinata dall'articolo 494 del codice penale. Infatti, proprio in un caso recente del 2018, la Cassazione penale ha riconosciuto la colpevolezza di un imputato proprio per aver creato un falso profilo Facebook utilizzando l'identità digitale di un minore, come dire, particolarmente attraente, particolarmente carino, per adescare delle ragazzine, convincerle a mandargli foto erotiche e arrivare in seguito a minacciarle in quello proprio che viene definito sextorting. Ecco perché l'avvocato, come dire, dovrà adeguatamente mettere in guardia i genitori con una consapevole informativa, informandoli proprio che i pirati informatici, grazie al materiale pubblicato incautamente da mamma e papà, possono creare cloni dei loro figli, creano cioè proprio gemelli virtuali con un'esistenza completamente duplicata online che si sostituisce o si sovrappone a quella chiaramente originale. Voglio specificare che i furti di identità puniti con l'applicazione dell'articolo 494 del codice penale sono anche quelli ascritti a chi si attribuisce un falso nome o un falso stato, per esempio su Facebook, per procurare a sé o ad altri un vantaggio oppure per chiaramente recare ad altri un danno.
In questo caso la tutela del minore è massima. Noi in Italia abbiamo leggi ottime da questo punto di vista, ma anche a livello internazionale. Per esempio, grazie alla Convenzione di Lanzarote del 2012, che non è molto nota, ma è un importantissimo strumento di diritto internazionale per la protezione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minorenni, che tra l'altro per certe categorie di reati, proprio per, come dire, maggiormente tutelare la figura del minore, ha previsto addirittura il raddoppiamento dei termini di prescrizione, ed è uno strumento importantissimo. Perché? Perché punisce anche chi, come dire, non abbia necessariamente pubblicato il minore in pose, in fotografie, come dire, manifestatamente lascive o manifestatamente esplicite, e quindi è punita anche la realizzazione virtuale di un'immagine che ritragga bambini o comunque minorenni coinvolti in immagini di nudo. Quindi anche il famoso nudo raffigurato nel bagnetto a casa, che poteva essere una fotografia tenera, o il nudo di un minore al mare senza costumino, quando questi nudi però sono utilizzati per scopi sessuali da chi le foto le produce, le cede, le riceve o anche semplicemente le detiene. Sappiamo bene tutti che le informazioni, come dire, una volta immesse su internet tendono a rimanere tendenzialmente per sempre. Infatti la cancellazione dei propri dati, anche se garantita oggi dal GDPR, rimane comunque estremamente difficoltosa, specie se non si sa quante informazioni siano state immesse in rete. E quindi è fondamentale in questo senso l'opera dell'avvocato di diffondere anche nelle scuole la consapevolezza dell'importanza della privacy e della tutela dei dati personali, e quindi sensibilizzare i genitori proprio sui rischi connessi alla condivisione di informazioni sui minori in rete. La migliore tutela comunque rimane sempre quella di evitare di condividere qualsiasi tipo di dato relativamente ai figli minori su internet. E quindi cosa può consigliare l'avvocato? Ecco, può dare una serie di consigli ai genitori, soprattutto quando sono separati. Può consigliare intanto di limitare il più possibile la pubblicazione in sé, ovviamente. Può consigliare altresì di modificare le impostazioni della privacy del proprio account, che quindi sia visibile solo agli amici, per esempio, creando appunto delle liste di amici o magari tramite un album ad hoc, perché anche un tag o un like da parte di un conoscente potrebbe dare accesso a chiunque alle foto del minore. Potrebbe inoltre consigliare l'eliminazione di geotag e la rimozione di dati che includono proprio le coordinate GPS del luogo dove sono state scattate le immagini, proprio ad evitare la individuazione del bambino. Può consigliare di selezionare accuratamente cosa viene condiviso per, come dire, rivelare meno informazioni possibili, senza dimenticare in ogni caso che non possiamo mai sapere chi si nasconde dall'altra parte dello schermo, e ricordare un fatto molto importante, e cioè che la, come dire, dematerializzazione dello spazio digitale amplifica i problemi di sicurezza presenti poi nel mondo reale. Quindi lungi dall'eliminarli, li rende solo meno visibili, ma non per questo meno pericolosi, anzi forse diventano ancora più pericolosi. Ecco, quindi lo scenario è davvero preoccupante. Se solo immaginiamo che in futuro i figli potranno crescere e ritrovarsi con questo fardello lasciato dagli stessi genitori, rappresentato da un reportage di foto, peraltro magari anche imbarazzanti, disseminate su internet durante la loro infanzia o la loro adolescenza, foto che quando è meno grave sono solo lesive della dignità dei figli perché diffuse a loro insaputa, ma nei casi proprio più gravi di, come dire, di manipolazioni illecite di terzi, quindi costituiscono davvero una tristissima, una inaccettabile eredità che i figli non dovrebbero mai dover ricevere dai propri genitori. Concludo questo mio intervento, forse un po' troppo lungo, evidenziando che il Codice Civile, agli articoli 147 e 357, impone ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che oggi per i giudici include anche la corretta gestione
gestione dell'immagine social del proprio figlio minore e che l'avvocato quindi è tenuto a spiegare ai genitori. E infine concludo con un monito a cui tengo moltissimo, il monito a fare informazione da parte degli avvocati proprio in virtù di quella preziosa funzione sociale che rivestiamo, ricordata dall'avvocato Maggiano. Rendere consapevoli i genitori, gli educatori, i formatori di tutte le agenzie educative, in special modo gli insegnanti, dei rischi che i minori possono correre è fondamentale oggi, specie in questo periodo emergenziale in cui l'utilizzo di internet si fa, come dire, più massiccio, fino a certe volte a sviluppare una vera e propria nomofobia, nomobilefobia, che è la paura di restare disconnessi dal proprio cellulare, dal proprio dispositivo. In questo senso l'educazione ad un uso consapevole del web, dei social network, passa anche dalla corretta informazione da parte dell'avvocato e i genitori e anche all'interno delle scuole, ove possibile. A questo proposito, io come membro della Commissione Legalità, insediata presso il nostro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, unitamente alla collega Mirabella, avevamo già iniziato prima dell'emergenza sanitaria proprio un'attività di informazione e di formazione presso le scuole del territorio garganico e del territorio dauno, che ovviamente si è interrotta a causa della pandemia, ma che è un'attività che certamente proseguiremo al cessare di questa emergenza. Insieme all'avvocatura ritengo infatti che la scuola sia importantissima perché deve diffondere le buone pratiche sulla New Media Education. Tra l'altro è già dotata di un piano nazionale scuola digitale, considerata anche da quest'anno fortunatamente, come sappiamo tutti, l'obbligatorietà dell'educazione civica, dell'insegnamento dell'educazione civica a scuola, proprio per garantire il diritto alla cittadinanza digitale degli studenti, perché come dire, possano acquisire competenze, ma non solo per quanto concerne le, come dire, abilità, ma proprio per quanto concerne la consapevolezza e la responsabilità del corretto uso dei device. Perché è vero sì che internet, come dire, ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci, ed è un immenso strumento di conoscenza, ma sicuramente non è un luogo franco, un luogo libero dove qualsiasi cosa è concessa o permessa. E quindi è proprio importante conoscerlo anche grazie alla preparazione degli avvocati per sapere quando la privacy è a rischio e quindi quella dei genitori non va mai compromessa, specialmente da parte dei genitori. E anche se molti genitori considerano il web come lo specchio ideale per ingigantire l'immagine di sé e delle proprie estensioni rappresentate proprio dai figli, è certamente compito dell'avvocato far loro comprendere la necessità di dover crescere figli sereni e non, come dire, cloni dei loro sogni infranti. E speriamo tutti, noi adulti, che non saremo mai costretti a chiedere ai nostri bambini di perdonarci per il mondo che stiamo consegnando. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e passo la parola al Presidente perché possa invitare la illustre collega Giovanna Paurisso. Grazie. Non si sente. Adesso mi sentite? Mi sentite adesso? Stavo dicendo, grazie alla collega Laganella per questa relazione veramente interessante e illuminante, che veramente fa sì che la nostra professione possa essere inquadrata in un contesto diverso rispetto a pochi anni fa. Ci sono delle problematiche che ogni giorno si inseguono l'uno dietro l'altro e veramente anche vedo tutti molti partecipanti hanno apprezzato questa tua relazione, questo tuo intervento. Adesso, come diceva la collega Laganella, ho il piacere di passare la parola al consigliere segretario del Consiglio dell'Ordine di Foggia, l'amica collega Giovanna Paurisso, che ringrazio nuovamente per la disponibilità, la quale ci relazionerà sul diritto di famiglia e la deontologia dell'avvocato. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Pronto, collega Paolisso? Scusate, credevo di averla accesa e non ce l'ho riuscita. Buonasera a tutti, grazie, ringrazio l'avvocato Maggiano per questa bella opportunità, ringrazio l'Associazione degli Avvocati Garganici che ha proposto un tema così interessante, ringrazio l'Ordine perché è stato lieto di accogliere questa proposta, ringrazio tutti coloro che pazientemente stanno qui ad ascoltare, a dedicare un po' del loro tempo alle chiacchiere che andrò a dire. Anch'io mi unisco ai complimenti fatti all'avvocato Laganella perché è stata una relazione veramente ricca e interessante, ricca di riferimenti dottrinari e legislativi, spesso non noti, nel senso che spesso andiamo, diciamo così, per sentito dire, invece lei, la sua relazione è stata particolarmente puntuale, dandoci anche agganci di giurisprudenza che magari ci potevamo non conoscere, almeno io non li conoscevo tutti. Il tema sulla quale vi intratterrò è stata, la chiacchierata sono stata ben introdotta, ha fatto una splendida cornice l'avvocato Maggiano che ha fatto un pieno riferimento alla figura dell'avvocato alla figura importante dell'avvocato in sé e dell'avvocato che si occupa di famiglia in particolare, anche con riguardo alla figura del minore. Dico anche perché non è solo il minore il soggetto debole nell'ambito della famiglia, ma pensiamo agli anziani, ci sono tanti soggetti deboli, ma anche le persone giovani nel momento in cui vivono un grosso conflitto, un grosso dolore, possono ovviamente, cioè in quel momento sono deboli al pari di quegli altri che sulla carta lo sono e loro no. Che cosa rende? Quando ho cominciato a pensare a quello che vi dovevo dire, mi sono posta dalla parte di chi ascolta e mi sono detta, come ha detto in qualche battuta, credo fuori onda, il presidente dell'Ordine, l'avvocato Ursitti, ma che c'ha di particolare questo avvocato che si occupa di famiglia? Perché la deontologia dell'avvocato di famiglia? Perché secondo me di particolare c'ha il cliente, c'ha le situazioni e c'ha gli obiettivi. Il cliente che viene dall'avvocato di famiglia non è un cliente, non sempre è un cliente che lamenta la lesione di un diritto, non sempre viene a parlarci di un inadempimento, sempre ci viene a parlare di un dolore. Pensiamo all'ipotesi del figlio che deve chiedere nell'ambito dell'organizzazione familiare di una DS per un genitore che è diventato non capace di badare a se stesso, sia pure momentaneamente. O pensiamo al coniuge o al compagno che intende interrompere una convivenza semplicemente perché non ama più l'altro, ma non gli vuole negare tutto quello che hanno fatto insieme, ha una forte stima, ha grossa comprensione e vorrebbe semplicemente convertire questo rapporto da un rapporto di coppia ad un rapporto amicale nei limiti in cui i due ex compagni possono essere amici. Purtroppo questo non sempre succede, nel senso che spesso almeno uno dei due non è ancora pronto, non ha ancora superato la soglia di quella elaborazione del lutto separativo, per cui arriva è carico di delusione, è carico di rabbia, è carico di risentimento e a quel punto diventa sollecita, decisioni che hanno a che fare con i soldi. Perché i soldi, come ci insegnano gli psicologi, i soldi, i beni, le cose materiali, sono degli ottimi oggetti transizionali. È un po' come se dicesse, com'è possibile che tu mi hai abbandonato per strada? Avevamo deciso di fare un percorso insieme e mi hai abbandonato. Mi hai distrutto il castello delle favole che avevamo sognato e allora adesso me lo paghi.
ben consapevoli, se avessero la capacità di uscire fuori per un attimo da questo momento di lutto, capirebbero che questo non è possibile, che non c'è danaro, bene, attribuzione che possa ripagarli di un castello fatato che viene interrotto. E allora l'avvocato che normalmente arriva negli studi, cioè il cliente che normalmente arriva negli studi degli avvocati che si occupano di famiglia, arriva figurativamente con in mano con questo grosso dolore, come se in mano portassero adagiate su un letto di bambagia i resti di palle di cristallo, di sfere di cristallo rotte, sfere bellissime che loro toccano, portano con cautela, che hanno paura di infrangere ulteriormente, che delicatamente poggiano sulla scrivania, ma non sono neanche capaci di darli all'avvocato. Eppure loro sono vestiti con una grossa armatura, si sono bardati per la battaglia in questa speciale agone che è chiamato il che è il tribunale. Ciascuna di queste parti si racconta che ha necessità di questa armatura per combattere l'altro. Spesso, molto spesso, quando poi ci si allontana, quando poi si riesce ad elaborare questo dispiacere, questo lutto separativo, si scopre che il cliente stesso scopre che era una armatura che serviva a tutelare se stesso, a conservare se stesso, a difendere se stesso, ma non dall'altro, da se stesso, a rincorrere i suoi sogni. Perché va dall'avvocato questo soggetto? Va dall'avvocato perché l'avvocato, nell'ottica di quella funzione sociale di cui parlava l'avvocato Maggiano all'inizio, nella introduzione del convegno, e di cui si parla nel preambolo del nuovo codice deontologico, l'avvocato può e deve tutelare i suoi interessi, deve tutelare i suoi diritti, deve garantire la sua libertà, in un'ottica costituzionalmente orientata, come, ripeto, lo dice espressamente, credo, l'articolo 1 del codice deontologico, e lo dicono tutti i lavori preparatori, non ultimo tutto il lavoro che il CNF da Catania in poi sta facendo per la figura dell'avvocato per il recupero, per il potenziamento della figura costituzionale dell'avvocato. E l'avvocato che si occupa di famiglia svolge il suo ruolo sociale proprio perché attraverso la tutela dei diritti dei singoli tutela la società, perché pensando all'esempio classico che è quello della separazione, è vero che l'avvocato difenderà lui o la lei di questa coppia, o le due lei o i due lui, a seconda di quello che sarà. Però è anche vero che dovrà avere sempre costante un occhio di riguardo per i minori, se ci sono, ma anche per tutta la compagine, per tutti i rapporti che questo nucleo che si chiama famiglia costituisce, per preservare per esempio i rapporti fra i figli, fra i nipoti e i figli, per preservare spesso anche rapporti economici che non sono che non appartengono al giudizio di separazione, ma che sono invischiati con quella famiglia. Pensiamo per esempio all'ipotesi di un'impresa familiare, per cui, come spento spesso dire, l'avvocato che si occupa di famiglia deve avere una competenza trasversale, perché talvolta la composizione della lite passa da un giusto suggerimento del commercialista, perché per esempio le somme date a titolo di assegno ai figli non si scaricano, mentre quelle date a titolo di assegno alla moglie si scaricano, e allora può essere conveniente farsi due conti, far finta che si danno più soldi alla moglie, perché poi sostanzialmente chi versa le somme paga lo stesso, ma quelle somme non vanno tutte, vanno tutte al beneficiario, e non una parte non viene invece sacrificata a titolo di compenso. Perché l'avvocato
che si occupa di famiglia è un avvocato particolare, che cosa gli si richiede? Gli si richiedono tutto sommato le stesse cose che si richiedono a tutti. Ora, i doveri principali sono sanciti nell'articolo 9, laddove del codice deontologico, laddove si parla di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, indegnità, dignità, decoro, diligenza, competenza, nell'ottica appunto del rilievo costituzionale. Ma queste parole sono metafora di un contenuto ben più ampio di quello ordinario. Allora, per esempio, partendo da indipendenza, l'avvocato deve essere indipendente nel senso che deve non essere invischiato emotivamente col vissuto del proprio cliente, perché deve continuare a mantenere quella freddezza che lo aiuterà a districarsi tra le varie possibilità che in questo momento l'ordinamento offre, perché perché una famiglia si possa separare in questo momento ci sono tante possibilità, c'è la negoziazione dall'ufficiale dello Stato civile, la negoziazione fatta dagli avvocati, c'è la separazione consensuale, c'è la separazione giudiziale. Ci sono dei percorsi alternativi che, se non portano materialmente al precetto, alla sentenza, alla decisione, al contratto definitivo, di fatto aiutano a ipotizzare un domani migliore, a reinventarsi una vita che sappia vivere e, come dire, capitalizzare quello che non è andato nel rapporto precedente per costruire un futuro migliore, per non aver sofferto inutilmente, come ogni tanto adesso si sente dire dall'11 settembre in poi. Ma l'indipendenza è anche un'indipendenza che deve essere resa forte, ben evidente anche al cliente, perché una delle norme che del codice deontologico in cui si parla di famiglia specificatamente, l'articolo 68, che amplia quella incompatibilità ordinaria che l'avvocato ha di assistere il cliente che era controparte, mentre normalmente è per 2 anni, nelle cause di separazione, di divorzio o in generale nelle cause che prendono spunto da questo giudizio, per cui anche, dico per dire, una divisione di un'impresa familiare, uno scioglimento di società, un scioglimento di comunione che prende origine da una comunione dei residui, che è l'avanzo, per così dire, del giudizio di separazione, permane una incompatibilità per sempre, lo dice espressamente la norma. Questo perché l'avvocato non deve poter avere la possibilità di attingere a informazioni che ha avuto in un'altra sede, in un altro contesto, in un'altra pratica, ma deve dare anche al cliente la serenità che l'avvocato sia il suo avvocato, sia quello che tutela i suoi diritti. Questo serve di garanzia al cliente, ma serve di garanzia anche all'avvocato, perché l'avvocato sa che il cliente ha questa percezione e potrà dirgli: guarda, questa situazione non va bene, o va bene, con maggiore serenità, perché non serpeggerà il dubbio che una soluzione viene caldeggiata perché si ha più a cuore o si sottovaluta il diritto del proprio assistito a favore di altre situazioni, perché questa indipendenza, questa lealtà senza fine, diciamo, che chiede il codice deontologico, che chiede in maniera forte per quanto riguarda l'avvocato che si occupa di famiglia, deve essere di garanzia per entrambi. Per cui quando parlo di lealtà anche qua, a vario titolo, nel codice deontologico si trovano norme che spiegano e danno contenuto al concetto di lealtà.
l'avvocato deve essere sì leale col proprio cliente, ma questo non c'era bisogno di dirlo, ma la lealtà arriva al punto che deve essere diciamo diventare il braccio armato del cliente. Se l'avvocato ha l'idea che il cliente sta strumentalizzando l'avvocato con un'azione teoricamente giusta, nel senso che è rispettosa di un canone legislativo, c'è un'azione, c'è un effettivo inadempimento, questo inadempimento deve essere canalizzato nelle giuste dosi, non deve diventare appunto una guerra santa. L'avvocato che si occupa di famiglia fare, dico per dire, un precetto per ogni giorno di ritardo dell'omesso pagamento dell'assegno. Viola una norma del codice deontologico, ma anche una norma del codice di procedura civile, perché quel dovere di lealtà di cui parlo è un dovere sacramentato anche nel codice di procedura civile, in particolare negli articoli 88 e 92, mi sembra, se non addirittura, sì, 88 e 92, se non addirittura in casi estremi nel 96 per lite temerarie. C'è una sentenza del Tribunale di Genova del 2007, non di ieri mattina, di 13 anni fa, che ben stigmatizza l'importanza del rispetto dell'onere di trasparenza dell'avvocato che tutela i diritti, diciamo in tema di separazione per semplicità di linguaggio. Perché la lealtà deve essere forte, deve essere, non si può, diciamo, mistificare la realtà processuale fino a sopprimere il dato fattuale reale, perché la soppressione e la mistificazione della realtà vera comporterebbe una violazione di quel diritto alla salute, inteso in senso ampio, di quel diritto di cui parlava l'avvocato Laganella, cioè di valori sani, di un'attenzione non solo al fisico, ma anche alla mente, anche alla psicologia, anche all'emotività. Per cui lealtà, correttezza. L'avvocato che si occupa di famiglia deve essere corretto nei confronti del proprio cliente, e anche qua, magari per il cliente spendo qualche parola in generale fra un attimo, ma anche nei confronti dell'avvocato di controparte, e del magistrato e della controparte. Non può scrivere nei propri atti, ove anche lo pensasse, che la controparte è una persona cattiva, deve limitarsi, e anche, diciamo, non solo come precetto deontologico, ma anche nell'ottica generale, appunto, di un avvocato che svolge una funzione sociale, deve limitarsi a raccontare i fatti, perché noi al giudice non dobbiamo portare i nostri sentimenti. E qui mi riallaccio a quell'indipendenza e a quella terzietà che si deve avere, a quel non essere invischiato nel racconto del proprio cliente. Se il cliente viene e ci racconta una storia che noi sentiamo molto vicina, ci racconta un dolore che è nostro, dobbiamo avere l'onestà mentale con noi stessi di riconoscere i nostri limiti, di farci affiancare, di prenderci uno spazio, di elaborare, perché non dobbiamo far sì che attraverso quel cliente rifacciamo una nostra battaglia, perché gli faremmo, non lavoreremmo bene. Per cui non dobbiamo dire che il cliente la controparte è una cattiva controparte, dobbiamo semplicemente raccontare che la controparte ha fatto mancare gli alimenti ai minori, e questo è il dato di fatto, non che padre che possiamo pensare di questo padre che fa questa cosa. Questo non appartiene all'avvocato, può appartenere alla parte, ma non appartiene all'avvocato.
E l'avvocato deve essere così bravo, così attento nei rapporti, quando parla con queste parti arrabbiate, addolorate, risentite, da evitare di rendere questo conflitto, di radicalizzare il conflitto, perché è chiaro che una persona addolorata vorrebbe vendetta, vorrebbe l'avvocato come suo braccio armato. Si diceva, quando io ho cominciato un po' di tempo fa, neanche le mutande gli dovete lasciare. Non è questo quello che fa l'avvocato di famiglia. L'avvocato di famiglia deve stare attento a preservare, deve avere nei confronti del cliente particolari accortezze, perché ripeto, spesso le persone sono addolorate, vengono e hanno bisogno, hanno necessità di parlare, perché hanno necessità di tirare fuori tutto quello che neanche, che tutto quello che sta montando dentro, e che siccome monta dentro diventa una cosa insormontabile, hanno necessità di buttarla sul tavolo. E bisogna dedicare loro tempo, bisogna dedicare loro attenzione, starli ad ascoltare e alla fine fare domande, in maniera da, perché questo ascolto ci serve a loro, ma serve anche a noi per capire a che punto dell'elaborazione questa persona è, qual è il vero problema, perché spesso dietro dovevamo andare a mangiare a Pasqua per forza a casa sua, c'è un mondo, oppure il bambino si chiama Girolamo, c'è un mondo di chi ha subito questa scelta, e no, di chi ha visto imposta questa scelta, e anche di chi questa scelta l'ha dovuta imporre, perché poi non è detto che chi l'ha subita sia quello che può, chi l'ha imposta sia quello che poi sia vincitore. Magari era quello che stava fra due fuochi e doveva vedere come fare, diciamo. Io non a caso ho usato questo nome, perché mi riferisco a una vicenda non professionale che conosco, che è in questi sensi. Per cui questo avvocato deve piano piano stare ad ascoltare, anche per capire quale può essere la migliore soluzione possibile da proporre al proprio cliente, perché ci sono degli strumenti tecnici che appartengono al nostro sapere, e ci sono ma non sempre gli strumenti tecnici sono fruibili immediatamente dal cliente. A me è capitato di avere una coppia che si era separata amandosi alla follia, per cui aveva una difficoltà estrema di linguaggio, di comunicazione, perché erano entrambi molto innamorati e quindi molto addolorati, sia pure dopo aver deciso di separarsi. Questa coppia aveva necessità semplicemente di una mediazione, perché era una coppia che aveva l'onestà di riconoscere il valore dell'altro, l'onestà di riconoscere quello che l'altro aveva fatto. Non era portata in giudizio, in una separazione giudiziale, si sarebbero frantumati loro e avrebbero frantumato i tre figli piccoli, uno dei quali anche particolarmente delicato. Con la collega di controparte ci abbiamo messo 2 anni per cercare di trovare questa soluzione immediata, finché a un certo punto ci siamo arresi, abbiamo iniziato il percorso, abbiamo avuto anche un magistrato che ha avuto sensibilità nel capire quello che c'era detto fra le righe, perché poi è chiaro che tra le righe, per quanto io possa tutelare il minore, tutelare tutti i rapporti, devo tutelare innanzitutto il cliente, devo raccontare le sue ragioni, le sue lesioni, non posso non fare questo, perché sarebbe tradire il mandato.
Ebbene, quando dopo questi 2 anni di lavoro sommerso nei nostri studi, fra le mail che ci siamo scambiati, rarissimi incontri a quattro, intendo dire, quando siamo arrivati davanti al tribunale, le persone, e questa coppia ha visto la differenza fra il parlare e il delegare ad un altro la decisione, ha optato per la mediazione e grazie a Dio hanno mediato, poi hanno fatto una separazione consensuale, allora non c'era ancora la negoziazione assistita. Però questo ha presupposto la presenza di due persone che volevano, che erano pronte per fare questo percorso, però anche di due avvocati che si sono impegnati 2 anni spendendosi oltre quello che la stretta osservanza della norma ci imporrebbe. E in questo senso questa è la specialità, una delle specialità dell'avvocato che si occupa di diritto di famiglia. Parlavo ancora di decoro. L'avvocato che si occupa di diritto di famiglia deve avere decoro, il decoro lo si ha anche non consentendosi e non consentendo all'altro di rivolgersi in malo modo alla controparte. In udienza, se il cliente si rivolge in malo modo alla controparte o all'avvocato di controparte, che spesso viene vissuto come una promanazione dell'ex coniuge, compagno, l'avvocato deve intervenire, deve scindere, deve ricordare sempre al cliente e in ogni contesto che quello che parliamo di persone. Dobbiamo tenere presente che parliamo di persone addolorate, parliamo di situazioni, dobbiamo pensare e ipotizzare situazioni, soluzioni diciamo ecologiche, soluzioni che vadano oltre il momento, perché il cliente che viene e ha figli di 3 anni racconta il disagio della scelta dell'asilo, della scelta dello sport, eccetera. L'avvocato sa che oggi si gettano le basi per la scelta delle superiori, la scelta dell'università, il sano rapporto con l'altro genitore, quello non collocatario, il sano rapporto con entrambi i rami genitoriali. Quindi, e qua arriviamo a uno dei nodi cruciali, che è quello della competenza. Perché l'avvocato della famiglia deve avere una competenza particolare? L'ho detto prima, deve avere una competenza che va oltre le norme di diritto, perché deve sapere il modulo dell'INPS se consente o no di avere l'assegno familiare e che cosa vuole per consentire l'assegno familiare. Perché se prevediamo nei patti che l'assegno familiare è di uno solo dei due genitori, non basta, perché se all'INPS non piace dobbiamo poi fare un altro giudizio, dobbiamo vedere come fare. Deve sapere di norme, dicevo prima, di tipo economico, ma deve soprattutto avere una capacità, una competenza, sapere in senso lato, non essere competente come il tecnico, di quello che c'è a fianco al lavoro dell'avvocato. Deve sapere che significa, qual è il senso del coordinatore genitoriale, qual è il senso del mediatore, qual è il senso dello psicologo e dello psicoterapeuta, del pedagogista. Deve sapere come poter ascoltare i vari dolori, perché una persona che è vittima di violenza ha un modo di porsi e di relazionarsi che chi non è vittima di violenza e non ha mai vissuto quell'esperienza in maniera diretta o mediata non può capire, per cui rischia veramente di essere un elefante in un negozio di cristalli. E quelle sono tecniche, è necessità di competenza, è necessità di studio, è necessità di sapere
Che cosa è la comunicazione? Di saper guardare oltre le parole, di saper guardare oltre i gesti, di avere anche i fazzolettini sulla scrivania se è necessario. Deve sapere anche la ricaduta che certi comportamenti possono avere su un piano psicologico in un soggetto debole. Ora, questo io non voglio dire che chi si occupa di famiglia è psicologo, voglio dire che deve lavorare di concerto con queste persone, deve avere dei punti di riferimento. Se ha un problema, deve, se non capisce, se fraintende, se c'è un comportamento dubbio, deve poter fare e saper fare un bagno di umiltà e lavorare in collaborazione, perché gli ambiti giuridici anche dell'avvocato che si occupa di famiglia in sede civile, in sede penale, sono completamente diversi, e se non si lavora insieme a stretto contatto anche col penalista, non si sa, rischiamo di aggiustare da un lato e guastare dall'altro. Pensiamo per esempio al reato di maltrattamento, no? Il reato di maltrattamento nel penale è una cosa che può essere datata nel tempo, che bastano due episodi. Nel civile è un discorso completamente diverso. Se è datato, c'è un po' il discorso, non è questo l'elemento che ha prodotto la separazione, per cui non è un elemento di addebito. E allora l'ottica è completamente diversa. E quando si parla di competenza, io credo che si intenda questo, non si intenda la competenza nel sapere la norma, perché credo che più o meno un codice lo sappiamo leggere tutti quanti. Significa acquisire questa competenza un po' ampia, un po' ramificata, anche avere l'umiltà di capire che la nostra competenza, per quanto sia profonda, sia approfondita, per quanto noi ci sforziamo di andare a fondo, c'ha dei limiti molto forti. Un po' mi sembra che era Socrate che diceva: più studio, più so e più so di non sapere. È un po' quello che succede da noi. Basta pensare al diritto all'immagine di cui parlava avvocato Laganella. Una foto su Facebook ci ha aperto un mondo, tutto sommato ha parlato di una foto su Facebook, voglio dire, se lo vogliamo ridurre al dato di fatto, però c'è un mondo giuridico dietro, che è un mondo che era anche psicologico, sociale, relazionale, educativo e tutto il resto. Quindi competente l'avvocato, sempre questo cliente che viene con questo grosso dolore, il primo impatto che noi abbiamo è quello di ascoltarlo con quelle metodiche che ho detto prima e fornirgli le informazioni. Ora, questo è un momento molto delicato, perché il codice di rito, come sappiamo tutti, si è ampliato con gli strumenti di ADR, la negoziazione assistita e la mediazione familiare. Fornire le informazioni complete significa dire al cliente, come dice il codice deontologico, che ha diritto al gratuito spese dello Stato, al patrocinio spese dello Stato o al gratuito patrocinio in sede penale, in alcuni casi obbligatorio, in altri collegati al reddito. Significa dirgli che ci sono tutti questi strumenti e significa spiegarglielo. Perché rendere l'avvocato che si occupa di famiglia deve collaborare col cliente, deve chiedere la collaborazione col cliente per individuare una strada, la strada a lui più idonea. Ed è una strada che passa dalla quantità di prove che si hanno, dalla capacità di reggere un confronto in un giudizio, un confronto in senso lato. Quindi intanto il cliente ci potrà aiutare, noi potremo aiutare il cliente, in quanto sapremo dire al cliente che cos'è ciascuna di queste cose e quali sono i risvolti positivi o negativi.
il codice deontologico si occupa della mediazione, naturalmente credo, siccome non lo dice familiare, credo che si occupi della mediazione civile e commerciale, ma quelle norme possono valere anche per la mediazione familiare, perché è chiaro che se io vesto i panni del mediatore familiare ho un linguaggio, un codice di comportamento, un decoro, una struttura anche logistica diversa da quella dell'avvocato. Il mediatore familiare ha un rapporto diverso, ha una finalità diversa, per cui non posso fare bene l'avvocato se ho già fatto il mediatore familiare, né prima né dopo, perché sono due mondi completamente diversi. E farei, se lo facessi, farei un torto grossissimo alla figura del mediatore familiare, qua parlo come mediatore familiare, ma lo farei anche all'avvocato, perché avrei avrei tradito il giuramento che faccio nel momento in cui assumo le vesti, la toga da avvocato. Da avvocato ho dei compiti, ho anche quel rilievo sociale, mi devo occupare dei bambini, dei rami parentali, della ricaduta sociale di quello che andrò a fare, perché un avvocato sbagliato può essere disastroso per una famiglia, può segnare le sorti in maniera irreparabile. E questo non solo quando parliamo di minori, certo con i minori ci potrebbero essere stigmi, diciamo, che valgono per tutta la vita. Non a caso il codice deontologico ha dedicato un articolo specifico all'ascolto del minore, un articolo che si dipana su tre commi che prevedono tre ipotesi diverse, che spesso, diciamo, per fretta consideriamo solo il primo comma, cioè l'avvocato può parlare col minore previo consenso di entrambi i genitori, ma questo vale finché non c'è un conflitto e soprattutto non può mai parlare con il minore quando c'è un giudizio di separazione o di divorzio. Quando quindi il minore è soggetto vero che sta in conflitto, spesso con entrambi, non fosse altro che per il dovere di lealtà, per quel patto di lealtà che ogni figlio ha nei confronti del genitore. Per cui il secondo comma spesso viene sottovalutato e l'importanza di questa cosa c'è data dalla sanzione che è collegata, perché mentre per il primo comma mi pare che si parli dai 2 o ai 6 mesi di sospensione, per il secondo si parla da 1 a 3 anni di sospensione, perché i danni che come avvocati non tecnici della comunicazione possiamo fare sono danni permanenti. Tant'è a riprova di questo, cioè il terzo comma che prevede l'ipotesi dell'avvocato penalista che deve parlare con il minore che è incappato nelle maglie del processo penale. Allora lì il penalista dovrà sempre informare entrambi i genitori, avere l'assenso di entrambi i genitori che presumibilmente staranno dalla stessa parte per difendere il figlio o il tutore ove i genitori non ci fossero. Però si dovrà valere necessariamente di un esperto, perché la comunicazione passa attraverso tanti canali. Le parole sono il meno. A livello comunicativo parliamo di comunicazione solo, passiamo a livello comunicativo solo il 7% di quello che diciamo. Perché se fosse così, un bambino piccolo non ci capirebbe, un bambino piccolo ci capisce da tutto l'altro che non è parole, poi impara il linguaggio. E il linguaggio è metafora del mondo in cui viviamo. Noi al sud, in Italia, per esempio, per la parola neve, abbiamo la neve, la esprimiamo con una sola parola, neve.
Gli eschimesi hanno 98 parole, mi sembra, per esprimere la parola neve, perché la neve lì è il loro mondo. Per noi è un fatto occasionale, anche per chi vive in Trentino, anche per chi vive in alta montagna. Per cui questa l'importanza che riveste, che dell'attenzione che l'ordinamento ha per il minore è un'importanza implicita, perché voglio dire, il pubblico ministero partecipa di tutela per il minore, il giudice della separazione ha poteri officiosi, per cui si può surrogare persino alla inattività dell'avvocato dell'uno o dell'altro. Però l'attenzione che l'avvocato che si occupa di famiglia deve avere per il minore è testimoniato da queste norme, è testimoniato appunto da questa architettura dello stesso processo che, in materia di famiglia, in materia di separazione e di divorzio, ed è testimoniato anche da tutto quello che succede per esempio in sede penale, perché chi fa penale sa bene che il processo penale minorile ha riguardo sì a evitare la sì a a stigmatizzare il reato, il comportamento non legittimo, ma soprattutto un fine rieducativo, tant'è che ci sono tante possibilità date dall'ordinamento perché questo minore che ha fatto un errore e non si è accorto abbia possibilità di essere rieducato e non abbia neanche, diciamo, l'onta del marchio di questo errore che ha commesso. Per cui sto andando un po' a ruota libera, però insomma, spero di essere chiara. Per cui c'è poi, dicevo, un dovere di libertà, c'è un altro dovere che deve essere molto forte, che è molto forte, che anche questo dedica qualche parola in più, a questo viene dedicata qualche parola in più nel nostro ordinamento, con riguardo alla famiglia, che è il dovere di segretezza e riservatezza. È un dovere che abbiamo tutti, e abbiamo, qualunque avvocato sa, ha un dovere di segretezza per tutto quello che ha acquisito nel corso del mandato. È un dovere questo che per quanto riguarda la famiglia va oltre, vi dicevo appunto, se io ho, ai sensi dell'articolo 68, se ho patrocinato entrambi i coniugi in una separazione consensuale, poi non potrò mai fare un'azione dell'uno contro l'altro. Se ho seguito entrambi, se ho seguito uno dei due nella negoziazione assistita, non potrò impugnare quel contratto di negoziazione assistita del quale io ho fatto parte. Se ho seguito un minore, non potrò mai agire nei confronti dei genitori per un'azione che questo minore può avere contro l'altro. Ma la segretezza, la riservatezza va anche oltre. Questa che ho descritto adesso è una faccia che attiene al rapporto interno. Il dovere di riservatezza ha anche una rilevanza esterna. Io non devo dire niente all'esterno, ma sarebbe semplicistico dire non devo raccontare i fatti che ho saputo. Non devo rendere i fatti riconoscibili. Per cui se io, soprattutto laddove si parla di minore, ci sono sentenze che ben esprimono questo concetto, perché io se dicessi ho seguito tizio, un signore che aveva un'azienda che faceva le matite, che era famoso, da cui è stato tratto un film, e l'acronimo, il cognome di questo signore è diventato sinonimo di matita, il cui figlio, sostanzialmente ho detto, il figlio del signor Faber ha fatto questo, l'ho reso assolutamente riconoscibile. Invece questa è una cosa che è fortemente
penalizzata dal codice deontologico, sempre perché questo non consentirebbe la serenità, non consentirebbe la serenità all'avvocato, non consentirebbe la serenità alle parti, non consentirebbe la non radicalizzazione del conflitto, non consentirebbe di rintracciare una soluzione, perché l'avvocato in queste cause sostanzialmente io credo non ci sia né un vincitore né un vinto, bisogna trovare una soluzione che consenta a tutti di vivere meglio. Per cui è vero che io seguo la moglie o il marito, però è anche vero che ho sempre di mira il figlio minore, laddove il figlio minore c'è, e ho di mira tutto l'entourage che ruota attorno a questa famiglia. Credo mi fermerei qua. Se poi volete, se ci sono domande, sono disponibile a rispondere, non lo so. Non ti sento, Gianni. Mi senti? Poco, lontano. Allora, Giovanna, stavo dicendo che la tua relazione è stata di una chiarezza, di una esaustività. Gianni, non si sente la tua voce. Come faccio? Maria? Non sentiamo niente, Gianni. Hai chiuso il microfono, ecco, adesso attivo? Mi sentite? È attivo, ma ti sentiamo poco. Adesso vedo di allora, stavo dicendo, Giovanna, che la tua relazione è stata di una chiarezza e di una esaustività unica, e tra l'altro frutto di una evidente esperienza quale avvocato di diritto di famiglia. Ritengo che poi alla fine, magari se qualche partecipante formulerà sulla chat qualche domanda dopo l'intervento della collega Masi, sicuramente poi te la formuliamo e vediamo un attimo. Allora, quindi grazie a te, veramente grazie. Allora, la collega Angela Masi, come ho già detto, la consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nonché consigliere di riferimento di questo territorio del Gargano Nord, ci parlerà del bisogno e dei diritti dei figli di genitori separati e della responsabilità genitoriale. Se posso permettermi, anche consigliera del Comitato di Pari Opportunità, che non è poco. Ti puoi permettere, sicuramente. Quindi la parola alla collega Masi, prego collega. Allora, ringrazio tutti, ringrazio l'Associazione Avvocati Garganici, ringrazio il Consiglio dell'Ordine, ringrazio Giovanna per la precisazione e per questo incontro, che diciamo per l'importanza e per gli interventi che sono stati molto puntuali. Mi ha colpito molto quello di Antonella, per alcuni aspetti, perché ritengo che per quando la disciplina sia molto delicata, i genitori sono i primi a non conoscerla. Ed è vero che Antonella parlava di una sensibilizzazione da parte degli avvocati, ma è chiaro che gli avvocati, nel momento in cui vengono interessati dall'argomento, possono svolgere il loro lavoro di sensibilizzazione, di informazione e quant'altro. Ma alla base ci deve essere l'incontro tra l'avvocato e i genitori, che questo spesso, soprattutto su questi temi, non avviene, se non quando si verificano quelle appunto situazioni gravi che Antonella andava ad evidenziare. Quindi nella fase diciamo iniziale, purtroppo questo non è veramente difficile che si possa verificare. E fatta questa premessa, perché è stata così interessante la sua relazione da questo punto di vista, perché ha trattato dei temi veramente molto ormai oggi oggi sono i temi più all'ordine del giorno, cioè sono argomenti che
con una certa semplicità appunto vengono trattati, vengono, come diceva anche Giovanna, una foto, stiamo parlando di una foto su Facebook, eppure dietro a una foto ci sta un mondo. Ed effettivamente i genitori sono i primi a pubblicare, a svolgere appunto questa attività di divulgazione. E niente, quindi mi premeva fare questo intervento su questo tema. Per quanto riguarda invece la relazione che appunto è stata a me affidata, chiaramente quando nasce un figlio, sia fuori che dentro il matrimonio, nascono in capo ai genitori dei diritti e dei doveri, che non vengono meno neppure quando la coppia si separa o non convive più. I diritti e i doveri dei genitori iniziano dal momento della nascita e restano tali per tutto il periodo in cui il minore convive con i genitori. Questi i figli, da parte loro, hanno anche un diritto di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori, e questo è il cosiddetto principio di bigenitorialità, cioè che non va inteso nel senso che il figlio deve trascorrere più tempo con uno o con l'altro genitore, ma che entrambi i genitori devono concorrere al progetto educativo di crescita e di assistenza del minore, che appunto deve essere portato avanti sia dal padre che dalla madre. Come è noto, la legge 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia dell'affidamento dei minori, invertendo sostanzialmente il rapporto di regole d'eccezione tra il previgente affidamento congiunto ed esclusivo. La legge del numero 54 del 2006 ha valorizzato il diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come un diritto di rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Infatti aveva introdotto con il comma 2 dell'articolo 155 del Codice Civile il criterio prioritario dell'affidamento a entrambi i genitori, ovvero sia l'affidamento condiviso, che non deve essere nettamente distinto dall'affidamento congiunto. Infatti l'affidamento condiviso prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione, non essendo necessario ovviamente la parità di permanenza del figlio da uno o dall'altro genitore. Mentre l'affidamento congiunto vede proprio che i genitori esercitano il loro ruolo assieme a mani unite. L'impianto di questa legge è stato sostanzialmente mantenuto anche dal decreto legislativo numero 154 del 2013, con il quale in seguito alla riforma dell'istituto della filiazione ha abrogato l'articolo 155 sostituendolo con l'articolo 337 ter del Codice Civile. La ripartizione dei compiti genitoriali si riflette anche nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Che cosa si intende per responsabilità genitoriale? La responsabilità genitoriale introdotta dal decreto legislativo 154/2013 ha riscritto gli articoli dal 315 e seguenti del Codice Civile ed ha meglio individuato sia i doveri dei genitori verso i figli e ha puntualizzato anche i doveri dei figli verso i genitori. Il codice non definisce tale dovere, potere dovere, ma per una precisa scelta legislativa, perché il concetto potrà chiaramente evolversi nel tempo e modificarsi con l'evoluzione sociale e giuridica della società. Il senso di questa riforma è quello che la responsabilità nei confronti dei figli deve essere esercitata da entrambi i genitori, sempre di comune accordo, e in merito alla durata non cessa sicuramente con la separazione. Ed infatti ma questo non può venire appunto con la separazione. Infatti l'articolo 316 al secondo comma dispone che in caso di contrasto nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di particolare importanza, il genitore può ricorrere al tribunale. Quali sono i diritti e i doveri dei genitori
nel momento in cui i diritti genitoriali trovano la loro fonte, oltre che a livello costituzionale, mediante la previsione dell'articolo 30 della Costituzione, anche nell'articolo 147 del Codice Civile. L'attuale formulazione dell'articolo 157 prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, anche se questi sono nati fuori dal matrimonio. È chiaro che i doveri dei genitori, come dicevo prima, non si estinguono nel momento in cui avviene la rottura del rapporto di coppia, la separazione o il divorzio. Quali sono i diritti dei genitori? Chiaramente c'è il diritto al mantenimento, il dovere di mantenimento, che deve essere commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio, all'idoneità lavorativa e professionale dei genitori. L'obbligo di mantenimento previsto dal Codice Civile, a differenza di quello alimentare, non è limitato al soddisfacimento dei bisogni alimentari di vita, ma comprende anche ogni altra spesa necessaria per arricchire la personalità del beneficiario, cioè del minore, e non è subordinato, non è subordinato solamente allo stato di bisogno del beneficiario, ma discende automaticamente dalla posizione del figlio all'interno della famiglia. Il mantenimento del figlio chiaramente grava su entrambi i genitori e nell'eventualità uno soltanto di questi provvede in maniera preponderante, adempiere al proprio obbligo e quindi essere legittimato anche a richiedere all'altro coniuge, al coniuge separato, di agire iure proprio. Chiaramente dovere di mantenimento, il diritto al mantenimento, spesso grava sul genitore non collocatario. Chi è il genitore non collocatario? Il genitore che chiaramente a seguito di una sentenza di separazione o di divorzio non vive in maniera prevalente con il minore. Il dovere del genitore non collocatario di corrispondere chiaramente è un dovere che discende appunto da questa sua posizione di contribuzione ai bisogni del minore, ai bisogni della famiglia. Il altro elemento importante è il diritto dovere di visita. Il genitore non collocatario ha tale diritto, e anche se non è espressamente disciplinato dal legislatore, chiaramente viene inserito nelle separazioni. È un diritto dovere perché tale diritto, anche se appunto, come dicevo, non è espressamente previsto dal legislatore, va desunto dalle espressioni contenute sia nell'articolo 155,2 sia nell'articolo 6,3 della legge 898-70, che attribuiscono al giudice il compito di stabilire le modalità di esercizio dei diritti appunto del genitore non affidatario. In materia di ne viene fuori? Che nel momento in cui il diritto del genitore non affidatario, perché viene fissato questo diritto di visita? Affinché lo stesso possa mantenere vivo quel rapporto di affetto con i figli, interessandosi alla loro educazione, alla loro istruzione, ed è finalizzato al perseguimento di quelli che sono gli interessi del minore, che può legittimamente essere disciplinato dal giudice in modo da non recare pregiudizio alla salute psicofisica del minore. Il coniuge separato ha il diritto di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio affidato all'altro coniuge, al fine di guadagnarsi quel rispetto con i figli. Questo diritto di visita
in questo periodo di emergenza Covid è stato fortemente compromesso. Infatti molti genitori non collocatari, a causa delle restrizioni diciamo fissate dai decreti che si sono succeduti nel tempo, hanno visto fortemente limitato il diritto di visita. Non solo, anche gli stessi, proprio perché non è disciplinato, non è ben definito anche nella normativa di settore, hanno visto contemporaneamente vedere delle pronunce dei tribunali di avviso completamente diverso. E infatti nel corso della prima fase della pandemia Covid ci sono stati delle sentenze, delle ordinanze del tribunale, per esempio di Milano, che non avevano ritenuto limitato il diritto di visita del genitore, ritenendo comunque un diritto inviolabile e quindi un diritto che doveva essere conservato anche in questo momento. Di diverso avviso è stato per esempio il Tribunale di Bari, il quale invece ha ritenuto che il diritto di visita del genitore non collocatario potesse sopperirsi anche con il web, cioè con i colloqui del bambino conservati tramite i sistemi di online. Questa cosa chiaramente ha portato a delle forti limitazioni al diritto di visita del genitore non collocatario, il quale appunto non ha visto riconosciuto il suo diritto alla genitorialità, a quel rapporto con il figlio, a fronte di un diritto altamente anche importante, il diritto alla salute. Cioè sul piano è stato messo il diritto alla salute predominante rispetto a quel rapporto che il figlio minore doveva conservare con il genitore non collocatario. Chiaramente il diritto di visita è un diritto, ma è anche un dovere. Infatti il genitore collocatario dovrebbe avere il diritto di esercitarlo. Nel caso in cui il genitore non collocatario non esercita questo diritto, però non è coercibile da parte della mamma, in questo caso, perché comunque spesso i giudici collocano il minore presso l'abitazione, presso la mamma in maniera predominante, non c'è nessun rimedio che il giudice può, non c'è nessun rimedio per la mamma di poter obbligare il genitore non collocatario ad esercitare questo diritto, se non quello dell'esecuzione di un obbligo di fare o addirittura di un'espressione di solidarietà dei figli. Cioè le sentenze su questo tema sono state di diverso avviso, perché i tribunali nel tempo non hanno avuto un orientamento costante. Alcuni addirittura sono stati anche hanno obbligato il genitore non collocatario ad esercitare questo diritto, altri hanno appunto ritenuto non predominante questo interesse. Chiaramente cosa diversa invece è nel momento in cui c'è una responsabilità del genitore affidatario che ostacola i rapporti con l'altro genitore. La responsabilità del genitore nei confronti del figlio può sussistere anche nell'ipotesi in cui impedisca, ostacoli o comunque non agevoli i rapporti dello stesso con l'altro genitore, perpetrando il più delle volte la fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, prevista e punita dall'articolo 388, comma 2 del Codice Penale. Infatti, l'articolo 382 del Codice Penale appunto integra il reato per il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori. Questo che cosa, pur dovendosi ritenere che di regola
la semplice inattività non possa costituire la condotta elusiva dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento dei minori, è prevista come reato. Cioè, nel momento in cui il genitore collocatario non permette al genitore non collocatario di esercitare questo diritto, e il genitore non collocatario può chiedere al giudice appunto che venga prevista in questo provvedimento anche dal punto di vista penale. Ma non solo, il genitore collocatario che limita il diritto di visita del genitore non collocatario può anche essere condannato ad un risarcimento dei danni. E perché? Perché viene limitato quel diritto del genitore a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, intendendosi anche interessandosi anche della loro educazione, istruzione, ed è sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse del minore, che può appunto che viene legittimamente disciplinato nella separazione, nei patti della separazione. Il coniuge separato quindi ha diritto di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio affidato all'altro coniuge, al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto e il rispetto da parte del figlio stesso. Trattasi però in dottrina di un diritto che sia in dottrina che in giurisprudenza non è ritenuto limitato, in quanto il giudice può anche disconoscerlo nel momento o addirittura escluderlo nel momento ricorrono gravi e comprovate ragioni per l'incompatibilità del suo esercizio con la salute psicofisica del minore. Il diritto del coniuge separato di vedersi assicurato una sufficiente possibilità di rapporti col figlio minore affidato all'altro coniuge e anche il fine di guadagnarsi il rispetto del figlio, quindi non ha un carattere assoluto. Infatti, nel momento in cui il minore o l'atteggiamento, l'incontro, il diritto di visita con il genitore non collocatario può danneggiare psicologicamente il minore, questo diritto può essere di per sé limitato o addirittura escluso, come può essere limitato o escluso ai sensi dell'articolo 330 del codice, che prevede appunto la possibilità fino addirittura alla eliminazione della patria potestà. Non solo, nell'ipotesi dell'articolo 333 codice civile, il comportamento del genitore che sia tanto grande da comportare la pronuncia della decadenza della potestà genitoriale da parte del giudice potrà adottare i provvedimenti che riterrà più convenienti, a disporre eventualmente anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Inoltre, sia nell'ipotesi contemplata dall'articolo 330 che in quella contemplata nell'articolo 333 del Codice Civile, novità questa introdotta anche dall'articolo 37 della legge 149 del 2001, con l'intesa di proteggere il minore senza comportare un suo sradicamento dal contesto familiare, è stata anche prevista la possibilità per il giudice di disporre l'allontanamento della casa familiare del genitore che maltratta o abusa del minore stesso. In passato si riteneva che questi istituti avessero una natura sanzionatoria rispetto alla condotta dei genitori, mentre attualmente questi hanno perso tale connotazione per assumere una funzione preventiva. Tali misure infatti mirano ad evitare il perpetuarsi di situazioni dannose e pregiudizievoli per il figlio e prevenire delle lesioni successive anche dal punto di vista psicologico. Chiaramente nei doveri genitoriali queste sono, diciamo, le patologie di quelle che sono le situazioni che si possono verificare nell'ambito di una separazione, nell'ambito di una situazione di grave contrasto
anche all'interno della separazione tra i genitori. Nella normalità si tende sempre a garantire, a conservare, ed è quello che è lo spirito della riforma sia la del 2006, ma ancora di più del decreto legislativo del 2013, di appunto conservare anche in fase di separazione o di divorzio quella bigenitorialità, quel rapporto di, diciamo, quella tendere a garantire al minore tutti quei diritti che sono previsti dal codice civile e che appunto trovano la loro fonte nella Costituzione. Chiaramente i doveri dei genitori nei riguardi dei figli nascono per il semplice fatto che loro sono della procreazione, e questa cosa qui dovrebbe portare gli stessi genitori a, diciamo, anche nei momenti di crisi, anche nei momenti di dissidio tra di loro, come diceva Giovanna, di grande sofferenza che spesso si rilevano nel momento in cui c'è un momento di rottura di quelli che erano i castelli, come diceva Giovanna, che si sono creati, quel progetto che si era pensato di portare avanti, si dovrebbero tenere come riferimento l'interesse del minore sempre. L'interesse del minore sia come rapporto di crescita, di educazione, di mantenimento, di crescita, e non intesa solamente come crescita fisica, ma anche di benessere sociale, psicologico e fisico del minore. Infatti, spesso le stesse sentenze del tribunale, ma la stessa disciplina le stesse sentenze evitano in ogni modo l'affidamento esclusivo del minore. Perché? Perché proprio quello che si tende di conservare è proprio l'interesse del minore e di quel rapporto che i genitori devono tendere ad avere nei confronti dello stesso per farlo crescere anche nei momenti appunto di separazione nella serenità e nella conservare quei rapporti che dovrebbe avere in una famiglia serena. L'affidamento esclusivo dei figli è infatti un'ipotesi residuale che è regolato dall'articolo 337 del codice di civile ed è disposto solo qualora dall'esame il giudice nella determinazione dell'affidamento esclusivo rileva che l'affidamento a entrambi i genitori, quindi l'affidamento condiviso, sia contrario all'interesse del figlio, impedendo ed ostacolando una condizione di vita equilibrata, serena e soddisfacente. Di sicuro non verrà mai affidato ad un solo genitore una situazione quando esiste una situazione di mera conflittualità tra i genitori, perché questa di per sé non è sufficiente per fare optare per l'affidamento esclusivo, tranne il caso in cui questa litigiosità sia tale talmente elevata da non consentire di trovare un accordo tra i genitori anche sulle cose più banali, cosa che spesso, soprattutto quando il conflitto tra i genitori è molto forte, anche su piccole banali decisioni si entra fortemente in contrasto tra i genitori. E questa l'analisi della fattispecie, per rivenire quindi all'interesse o meno del minore, dipenderà proprio da questo, cioè l'analisi che dovrà porre in essere il giudice con i suoi poteri istruttori deve essere proprio finalizzata a vedere se l'affidamento condiviso può danneggiare il minore nelle sue condizioni di vita. Chiaramente spesso la richiesta, e tornando anche a quello che era la relazione di Giovanna, che ci ricordava gli obblighi deontologici dell'avvocato che tratta la materia della famiglia,
spesso l'affidamento esclusivo viene richiesto solo per strumentalizzare i figli, solo per porre, perché proprio appunto nel momento in cui ci sta quel forte contrasto tra i coniugi, l'affidamento esclusivo viene utilizzato proprio per vantaggi economici, cioè viene portato come peso sulla bilancia per poi indurre ad avere dei benefici anche economici dalla separazione. Chiaramente alla luce della nuova disciplina che appunto ha come scopo quello di portare ad un affidamento condiviso il più possibile, se non, come dicevo prima, solo in casi residuali, porta anche il giudice a trarre argomenti di prova fino alla determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, e qualora veda che da parte del coniuge che va a richiedere l'affidamento esclusivo solo per fini prettamente speculativi, non come si evince dalla giurisprudenza, verrà anche applicato la responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Cioè, questo perché? Perché appunto l'intero sistema, diciamo, legislativo oggi più che mai tende a conservare anche nei momenti più brutti della vita di coppia quella situazione di garanzia del minore, garanzia che deve tendere appunto a conservare nel minore quella vita equilibrata, serena, e che viene interrotta nel momento in cui il minore è purtroppo vittima di quella della separazione. Perché chiaramente io ritengo, ma questo è un mio pensiero, che in qualunque separazione il minore sia la vittima spesso di quello che sono il dissidio che si è venuto a creare tra i genitori. E quindi ritornando alla, diciamo, tirando un po' le fila del discorso, i diritti dei genitori separati sono quello, il diritto di visita, il diritto di concorrere con l'altro coniuge all'educazione, all'istruzione, all'educazione della prole, e in un'ottica di crescita in un'ottica garantita di crescita del minore, e che appunto garantisce la tutela di un diritto all'istruzione non soltanto in relazione al rapporto tra genitori e figli, che appunto si concretizza nell'articolo 30,1 della Costituzione, ma anche con riguardo a quello che tra il minore e l'istituzione esterna alla famiglia. Vengono anche appunto fissati espressamente nei patti quello che appunto è il concorrere a questo diritto di educazione, formazione e crescita del minore. Il diritto di vista, come dicevo, il diritto all'istruzione, all'educazione della prole. Chiaramente a fronte di questi diritti ci sono anche dei doveri che il coniuge separato, soprattutto non collocatario, come dicevo, deve rispettare, che è quello appunto al mantenimento. Al mantenimento che non deve essere inteso semplicemente come obbligo alimentare, cioè riferirsi a quelli che sono le esigenze elementari del minore, ma deve concorrere appunto a quella formazione del minore, anche concorrendo in altre esigenze dello stesso. Chiaramente, come dicevo anche prima, il diritto di visita, che rientra tra i diritti, è anche un diritto che oggi purtroppo a causa dell'emergenza Covid spesso viene limitato, e viene limitato in maniera speculativa da parte del genitore collocatario, cioè utilizzando il diritto alla salute viene fortemente limitato il diritto di vista, anche in quei casi che forse il diritto alla salute potrebbe essere messo da parte. E spesso i tribunali hanno elevato e diciamo a dispregio del diritto di visita il diritto alla salute, e quindi hanno limitato nei loro provvedimenti, nelle loro ordinanze, il diritto di visita. Chiaramente oggi
la situazione, mi auguro che col tempo migliori e si, insomma, si risolva questo problema e che quindi anche il diritto di visita si ritorni ad essere disciplinato e posto in essere dai genitori non collocatari. Grazie collega Masi, spero che mi sentiate. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benissimo. Io ho letto un po' di domande dei colleghi partecipanti, ritengo che le risposte siano state già fornite e quindi non ritengo che siano tali da meritare un ulteriore approfondimento, almeno la gran parte di esse. Io voglio concludere questo primo evento formativo webinar della nostra associazione ringraziando nuovamente tutte e tre le relatrici. Devo dire che siete state una più brava dell'altra, professionali, bravissime, competenti. Non ho veramente parole per ringraziarvi di quello che avete fatto. L'augurio che mi faccio e che faccio a tutti è che il 27 di dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini. Speriamo che questa emergenza, che purtroppo ha dato tutto, speriamo quindi che, così come ho detto inizialmente, nei prossimi mesi potremmo riprendere i nostri eventi formativi in presenza. Quindi sarà un grande piacere di avervi qua presso di noi nel Gargano Nord, a Peschici, a Vico, a Vieste, a Rodi, a Ischitella, tutti i paesi, insomma, che fanno parte della nostra, come territorio del nostro ufficio del giudice di pace. Per noi sarà un grande piacere e un grande onore, anche perché, insomma, ogni volta che riusciamo a relazionarci con i colleghi di Foggia e degli altri centri, è sempre bello, perché è un momento di confronto, di completamento e di completamento non solo professionale, ma anche di rapporti personali importanti. Qua il nostro consigliere segretario, l'avvocato Paolisso, ritengo che Antonella ed Angela, la collega Laganella, la collega Masi, siano assolutamente d'accordo, perché veramente nella collega Giovanna Polis noi abbiamo un punto di riferimento non solo professionale ma anche umano. Grazie a tutti. Grazie, buon Natale e un buon 2021 con tanto affetto e stima. Buonasera. Grazie a voi, grazie a tutti, anche a chi pazientemente ci ha ascoltato. Grazie, complimenti Angela. Veramente. Grazie a tutti, buon Natale e arrivederci. Arrivederci.